John Borno ragazzi, John e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel mercato che farei dello spezia. Sì ragazzi l'avete aspettato, l'avete voluto, adesso l'avete anche ottenuto perché mi avete chiesto a più riprese quando finivano i mercati che farei, abbiamo fatto Atalanta, Bologna, Empoli, Fiorentina, Inter, Juve, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, eh, mh, ne manca una e mezzo sono sicuro, vabbè, Roma cremonese manca sam doria sassuolo salernitana e adesso lo spezia questo ragazzi è il terzo perché poi mancano solo Torino, Udinese e Verona E quindi credo di lasciare tantissimi mi piace se volete il Torino Se volete che questa serie continui e finisca effettivamente Prima del... cioè non finisca prima del tempo Facciamo anche lo Spezia Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto Mi raccomando iscrivetevi per supportare il grande lavoro che c'è dietro ogni mercato che farei E lo studio che c'è dietro ogni mercato che farei Mi raccomando continuate a supportarmi Ovviamente per lo spezia servirà un, un mini miracolo, un mini miracolo perché ragazzi lo spezia io non so guardando la rosa come abbia fatto lo scorso anno a salvarsi e mi auguro che con il mio mercato oculato e di difficile comprensione riusciremo comunque a replicare il miracolo fatto da Tiago Motta partendo dai portieri ho deciso di partire con 10 milioni di euro di budget perché credo che sia la cifra più adatta alla fine una decina di milioni potrebbe anche spenderlo, spenderli lo spezia aveva il mercato bloccato ma adesso gliel'hanno sbloccato e quindi una, una decina di milioni potrebbe anche andare a spenderli sul mercato detto questo in porta avremo prove delle Zoet e Zovco. Non vi nego che io qua ero indeciso perché inizialmente mi sarebbe piaciuto. Magari provare a prendere qualche portiere un po' più forte, un po' più importante. Però ragazzi lo Spezia nell'ultima stagione si è salvato eh, con Provedel in porta, riuscendo comunque, grazie appunto al primo portiere spezzino a Provedel, eh, a portare a casa punti importanti senza mai perdersi in chiacchiere inutili. Zoet tra le altre cose ha dimostrato di essere un ottimo secondo portiere. Quindi sinceramente andare a cambiare in questo reparto spendendo soldi. Di, mi sembra una cosa abbastanza inutile e quindi io, con prove del Conzoit e e con, con, con il bilancio a 10 milioni, me ne volo tra i difensori centrali. In difesa, qui la, lo spezia a Nicolau, Capradossi, Ristov e Bertola. Bertola lo presto, ve lo dico subito: non è adatto ancora per fare il titolare, secondo me, e quindi lo vado a prestare. Mentre io, in Ristov e in Capradossi vedo due ottimi panchinari e quindi sono ottimi per fare la panchina qui a Spezia alla Spezia, Nicolau invece per me è diciamo valido per essere il titolare di questa squadra in una difesa a 4, ha giocato titolare per tutto l'anno, ha giocato titolare vicino ad Erlich ma noi Erlich come vedete qui lo perderemo, perché lo perderemo? lo perderemo perché Erlich era in prestito secco, tornerà a giocare a Sassuolo da dove è arrivato e quindi è in pensabile credere che Erlich eh, riesca a rimanere, vabbè, per me insomma non rimarrà. Poi magari sbaglio, ma per me non rimarrà. E quindi perderemo Erlich, avremo necessariamente bisogno di un difensore centrale da affiancare a Nicolau per fargli fare il titolare. Lo pago 3 milioni di euro ed ho pensato a Nuitink dell'Udinese. Ormai è diverso tempo che galleggia in Serie A, è adatto per il calcio italiano, è un calciatore che quindi ha accumulato anche una discreta esperienza Prenderlo ci permetterebbe in qualche modo di avere un calciatore che alzerebbe appunto il livello della difesa soprattutto per andare a rimpiazzare Erlich Quindi il mercato che andrà a fare dello Spezia non è un mercato clamorosamente strano ma è tipo tu esci lui entra senza dover andare a stravolgere nulla E quindi in difesa avremo Nuitink, Nicolau, Tidolari, Capradosi, Risto, Panchinari e il bilancio inattivo di 7 milioni di euro Passiamo adesso ai terzini per quanto riguarda le due fasce, lo Spezia ha di ruolo, poi ovviamente eh, tutti giocano un po' ovunque, a destra Ferrer, Amian, Vignali e Holm, a sinistra Rezza e Colombini. In realtà quest'anno spesso hanno giocato Ferrar, Ferrer da una parte e Amian dall'altra e quindi sono completamente adattabili, però comunque se dobbiamo parlare di ruoli originali sono quelli che vi ho detto io. Partendo dal primo, Rezza è il titolare a sinistra, e per me nell'ultima stagione con lo Spezia ha fatto molto bene. Ricordo quando venne comprato dall'Atalanta: ogni anno si pensava avrebbe fatto bene, invece ha sempre fatto male. È stato prestato in giro per il mondo senza mai esplodere. Lo Spezia ha un diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro pago questi 2 milioni di euro e me lo tengo titolare sulla sinistra perché ha fatto bene e perché per me è inutile andare a stravolgere questa squadra per quanto riguarda Ferrer e Amian invece per la buona stagione fatta me li tengo come eh, titolari e panchinaro insomma in alternanza forse titolare Amian e panchinaro Ferrer ma comunque eh, insomma in alternanza sulla eh, catena di destra Vignali lo vado a cedere per 1 milione di euro perché così almeno facciamo anche qualche soldino mentre Olme lo vado a prestare perché secondo me non è ancora adatto alla nostra squadra che lotta per salvarsi per ultimo Colombini me lo tengo perché a sinistra è inutile vado a prendere un altro giovane Rezza l'abbiamo pagato 2 milioni quindi abbiamo fatto una spesa non indifferente è costato abbastanza e io lo farò giocare titolare quindi a sinistra non avremo bisogno di nient'altro che di Colombini come panchinaro. E quindi sulle fasce avremo Rezza, Ferrer, Amian Colombini e il bilancio inattivo attivo di 6 milioni di euro. Andiamo adesso a monitorare e a vedere il centrocampo. In mezzo al campo lo Spezia c'è un sacco di gente, e quando dico un sacco di gente, intendo proprio un sacco di gente. C'è Maggiore, che è il capitano, c'è Simone Bastoni, che da difensore centrale è diventato esterno, terzino, e poi adesso è diventato anche centrocampista centrale. Nell'ultima stagione è diventato in tutte e per tutto un centrocampista. Ovviamente vi dico, se volete poi mettere Bastoni terzino. Potete farlo perché lo sa fare, però io ormai lo vedo nei due di centrocampo: abbiamo Cher, abbiamo Burabia, abbiamo Ellerson, abbiamo Kornvig, abbiamo Sala, abbiamo Kivior, abbiamo Leosene e abbiamo anche un Guayamba. Allora andiamo per gradi maggiore e bastoni. Come vi dicevo, si tengono, mentre per Cher vado a prestarlo in modo che lui possa crescere. Burabia, se riesco a venderlo per un milione di euro, lo vado a vendere Ellerson, invece, lo vado a prestare per fargli fare un po' di esperienza. Mi tengo per la panchina Kornvig. Mentre Sala eh, se ne va via, Jacopo Sala a parametro zero. Kivior per me è un ottimo panchinaro, quindi mi tengo anche lui, così come mi tengo come panchinaro Leo Sena. La differenza è che in un guai amba lo vado a prestare perché a questo momento non ci facciamo nulla e quindi in questo modo avremo stravolto il nostro centrocampo, tenendo comunque l'ossatura, ma essendo riusciti comunque a snellirlo perché presentarsi ai nastri di partenza con un migliaio di centrocampo soprattutto per una squadra che non giocherà con così tanti centrocampisti per me è abbastanza inutile e quindi a centrocampo avremo Maggiore, Bastoni, Kivior, Leosena Kornvig e il bilancio inattivo di 7 milioni di euro andiamo adesso sulla tre quarti per il discorso legato ai tre quartisti bisogna fare attenzione perché tra questi ne giocano tre infatti lo Spezia giocherà probabilmente con il 4-2-3-1 ci saranno tre giocatori sulla batteria della tre quarti e poco importa se Saranno ali destra, ali sinistra o trequartisti perché tutti possono fare tutto qui eh, con la maglia bianconera. E quindi ho deciso di metterli tutti insieme. Allora abbiamo verde, ghiasia, gudelo, colli, covalenco, pod, goreanu e Sanca eh, Verde è titolare, non si tocca è un nostro pilastro, me lo tengo. Così come dalla parte opposta, perché Verde gioca a destra, a sinistra il titolare il titolarissimo è Ghiasi che me lo tengo e che non si tocca. Perderemo a Gudello perché gli finirà il prestito e probabilmente non riusciremo a tenerlo. Mentre eh, per Kovalenko e per Colley, altri due buoni calciatori, la sorte sarà simile a quella di Agudelo, quindi sia Colley che Kovalenko hanno un contratto in scadenza di pre un prestito di scadenza e quindi torneranno alla casa base, così si rischia di non avere più giocatori, per quanto riguarda Sanca e Podgoreano proprio per i motivi legati al fatto che Agudelo, Colle e Covalenco se ne tornano a casa base, mi tengo sia Podgoreano che Sanca, me li tengo per la panchina, perché? Perché qui io ho bisogno di tutti questi giocatori che vedete numericamente parlando e quindi non posso andare a stravolgere una squadra che al momento non ha bisogno di essere stravolta già dovremo andare a rimpiazzarli comprando ne due di calciatori, ci manca che mi devo mettere anche a comprare i panchinari. Quindi, no, Podgoreano e eh, Sanca mi ritengo. Per quanto riguarda gli innesti, il primo acquisto che vado a fare è invece un prestito secco ed è quello di Afena. Ghian, a fena della Roma che è un trequartista barra attaccante può fare un po' tutto non ha problemi a fare quel ruolo lì non verrebbe per fare il titolare ma verrebbe per fare appunto il panchinaro per sostituire sia Colli che Covalenco quindi giocatori di seconda fascia nella squadra dello Spezia che non chiederebbero per nessuna ragione al mondo e non chiederebbe nemmeno a fena di giocare titolare ma un po' di minutaggio lo troverà ci metterei anche un dritto di riscatto se possibile in modo appunto da potermelo prendere con un contro riscatto della Roma un 30% della rivendita insomma problematiche varie di questo tipo il titolare invece che andrei a prenderlo non pagandolo perché è un parametro zero è Giuricic del Sassuolo che si svincola, che va via che cerca squadra e che non ha squadra che gli scade il contratto e per me sarebbe l'ideale come titolare su tre quarti per andare a sostituire Agudelo per sostituire Agudelo abbiamo bisogno appunto di un calciatore che conosce il nostro campionato e che darebbe anche una mano Inteso come bonus Bonus si sì, si parla di fantacalcio Qua non parliamo di fantacalcio Comunque avete compreso e capito Allo spezia Perché avere Giuricic sulla tre quarti Sarebbe comunque dare qualità Ad un pacchetto che ne ha bisogno Dopo le, le perdite di Kovalenko, Collei e di Agudelo. Quindi sulla tre quarti avremo Verde, Ghiasi, Giuricic, Afena Podgoreano, Sanca E il bilancio inattivo di 7 milioni di euro Andiamo adesso agli attaccanti Per quanto riguarda le punte lo Spezia, Antisten, Zola, Strelec, Mraz, Salcedo e Manai Partiamo dal basso Manai finisce il prestito e se ne torna a casa Stessa sorte per Salcedo Mentre Mraz lo vado a vendere a un milione di euro Strelez per me in futuro potrebbe anche essere buono Ma al momento non è lo spezia secondo me il futuro di Strelez E quindi lo vado a prestare Zola e Antiste me li tengo entrambi come panchinari eh, Anche perché secondo me Antiste è buono che gioca anche a la quartiste E può essere impiegato ovunque Zola ogni volta che ha giocato ha sempre fatto molto bene Bene, sono due ottime punte. Abbiamo sì bisogno dell'attaccante che segna eh, barche di gol. Però, al momento questi due mi ritengo. Ho 8 milioni di euro totali, li investo tutti. Eh, vado a prendermi Bonazzoli. Che quest'anno ha fatto bene. Che quest'anno ha fatto una decina di gol. E che in una piazza come quella Spezzina potrebbe eh, fare definitivamente il grande salto, il salto di qualità. 8 milioni di euro per portarmelo appunto in Liguria. 8 milioni di euro per renderlo tutto mio. 8 milioni di euro per renderlo il centravanti titolare dello Spezia E quindi davanti avremo Bonazzoli, Antista, Enzola. E il bilancio a zero, andiamo a guardare la squadra che ho costruito. Ehm, per quanto riguarda la squadra che ho costruito, eccola qua. In eh, porta avremo Provedel difesa a 4 con Nuitink e Nicolau Centrali, a destra Amian o Ferrer, fate voi a sinistra Rezza. A centrocampo Maggiore Bastoni, Kivior pronta a subentrare. Se volete giocare con Maggiore e con Kivior Bastoni può giocare tranquillamente terzino destro al posto da Mian o terzino sinistro al posto di Rezza. Sulla tre quarti avremo Giuricic con la destra verde, a sinistra Ghiasi o Afferna che può impiegare tutti i ruoli. Qui potrebbe, nel caso, come vi dicevo, giocare anche antiste. Davanti Bonazzoli e Zola, pronto a subentrare in panchina. Questo, ragazzi, è lo Spezia che ho costruito. Il mercato che farei dello Spezia. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi lascio almeno 3.000 mi piace. Se domani volete anche il Torino, buonasera, Lallende come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.